Ciao a tutti, sono Sergio Fucile, il direttore di Australian Study Solution con sede a Melbourne. E ho 33 anni e sono della provincia di Bologna. In Italia mi occupavo di abbigliamento e ero un agente immobiliare. Ho scelto di venire a Melbourne perché dopo un'esperienza americana ho incontrato un amico per caso un giorno in aperitivo. E scambiando un po' di parole ho capito che viveva a Melbourne e si trovava abbastanza bene. Così ho deciso di intraprendere questo viaggio dall'oggi al domani e sono partito. Quando sono atterrato mi sono reso conto che mi ero portato soltanto roba estiva, in quanto pensavo che l'Australia fosse solo caldo e a Melbourne invece c'erano circa 12 gradi. Australian Study Solution nasce nel 2010. Quando in scadenza del mio Working Holiday Visa avevo deciso di applicare per uno Student Visa. Purtroppo sia online ossia sul territorio non ero riuscito ad ottenere le informazioni necessarie e così ho applicato tramite un agente di immigrazione cinese. Dopo l'applicazione ho pensato magari che potesse essere utile fornire queste informazioni e così ho deciso di intraprendere vari corsi per specializzarmi Education Agent in Australia. Ad oggi riusciamo ad offrire corsi di inglese di vari livelli, da beginner ad advanced. Inoltre IELTS Preparation, un corso molto importante per tutti coloro che riceveranno una sponsorizzazione. Aiutiamo anche alla ricerca di un alloggio e i primi documenti in Melbourne come il Tax File Number, il Medicare o il Bank Account, che sono servizi gratuiti. Inoltre, grazie alla collaborazione con Immigration Agent o Immigration Lawyer in Australia, riusciamo anche a dare qualche informazione riguardante i visti. La Australian Study Solution viene contattata giornalmente da decine di persone, sono ormai migliaia negli ultimi anni che ci hanno contattato per estendere la propria permanenza o semplicemente per fare una esperienza di qualche mese tra surf e studio d'inglese. Il nostro servizio è completamente gratuito in quanto siamo un'agenzia di intermediazione tra le scuole e gli studenti. Grazie al nostro servizio potrai usufruire di una consulenza personalizzata o magari di qualche offerta promozionale. L'Australia con 23 milioni di persone è decisamente in grado di offrire ancora tantissime opportunità. Ovviamente l'inglese, una qualifica e forte determinazione sono il mix giusto per riuscire a ottenere un visto residente. I settori secondo me in forte espansione sono sempre i soliti, in quanto costruzione e ristorazione, e magari se qualcuno è qualificato in ottimo inglese potrebbe provare nel settore sanitario oppure all'interno delle scuole come professori o dottori o infermieri. A me personalmente l'Australia mi ha completato come uomo. Quando sono partito ero un semplice ragazzino, oggi mi trovo direttore di una società. Sono sposato, ho due fantastici bambini e mi sento appagato e felice e sereno e guardo il futuro con molta serenità. L'aspetto positivo di Melbourne, che a mio avviso è abbastanza facile da girare, in quanto è piatta e quadrata, quindi si può vivere in qualsiasi zona di Melbourne raggiungendo il centro facilmente. L'aspetto negativo può essere magari l'inverno, che a Melbourne, come Londra, ci sono le quattro stagioni in un giorno, quindi bisogna vestirsi sempre a cipolla e non sai mai se piove, se c'è il sole o se si va al mare o se si rimane in casa bevendo del tè caldo. Ci sono più di una curiosità. A me principalmente quella che mi entusiasma di più è la Melbourne Cup, dove una città si ferma per una corsa di cavalli. Tutti eleganti, bellissimi alle 8:30 di mattina con queste champagne breakfast. Ed è una giornata divertentissima che di sicuro è tra le mie preferite. Il mio obiettivo è quello di continuare a offrire questo servizio e magari riuscire ad ampliare aprendo nuove sedi a Sydney, Perth o Brisbane, quindi riuscire a dare un servizio completo. Progetti personali sono quelli di rimanere qua e magari riuscire un domani a vivere 6 mesi in Italia quando qua fa freddo. Ok, se volete contattarci ci trovate sul nostro sito o alla pagina Facebook o contattando il nostro ufficio in Italia o a Melbourne. Spero di vedervi presto tutti a Melbourne. Un saluto, ciao a tutti!